tosse e mal di gola, raffreddore e febbre. Arrivano con i primi freddi i fastidiosi malanni di stagione che mettono a letto in questo periodo un numero sempre crescente di italiani. Tra le cause principali, ovviamente, le repentine escursioni termiche. Attenzione quindi agli improvvisi passaggi dal caldo al freddo e, prima di uscire all'aperto da ambienti caldi, coprire bene naso e bocca con una sciarpa, ma anche proteggere bene dal freddo mani e piedi. È bene evitare comunque di tenere il riscaldamento troppo alto, perché il troppo caldo disidrata le vie respiratorie, rendendole più vulnerabili a germi e batteri. Ma è cosa altrettanto salutare arieggiare gli ambienti in cui si vive almeno due volte al giorno. Altre regole d'oro contro l'influenza: lavarsi spesso e bene le mani con acqua e sapone, curare particolarmente l'alimentazione, evitare diete drastiche o povere di vitamine, anzi, aumentare l'assunzione di vitamina C con tanti kiwi, il frutto che ne è più ricco, e tante spremute. Mai dimenticare i tradizionali rimedi della nonna: il miele agisce come un antibiotico e un antibatterico naturale, l'aglio è meno gustoso del miele ma è altrettanto utile per rinforzare le difese immunitarie. È bene invece ridurre l'assunzione di bevande alcoliche che indeboliscono il sistema immunitario, ed è importante non fumare. È ormai certo che i fumatori si ammalano più dei non fumatori. Insomma, contro l'influenza val sempre la pena ricordare le regole del buon senso: mantenere uno stile di vita il più regolare possibile, vestirsi a strati per non sudare troppo esponendosi al rischio di bruschi raffreddamenti, non trascurare l'attività fisica, evitare i luoghi troppo affollati, non sottovalutare i primi sintomi influenzali e, infine, assumere antibiotici solo su prescrizione medica.